Ciao, siamo Andrea e Camilla, compagni nella vita e nel lavoro. Guardi i nostri video e seguici nelle nostre avventure. Ciao ragazzi, in questa settimana siamo stati da soli a bordo. Ci siamo occupati un po' della barca e abbiamo trascorso dei momenti piacevoli insieme. Tra pasti mediterranei e relax abbiamo affrontato un paio di episodi spiacevoli. Ma alla fine ci siamo divertiti anche questa volta. Ma adesso basta spoiler. Ci vediamo nel video! Ciao! Ci eravamo lasciati nell'ultimo episodio con il rientro verso casa. Abbiamo salutato Chiara e Andrea e siamo tornati per qualche giorno a terra. Come potete notare, abbiamo inaugurato subito la nuova DJI che ci ha dato un sacco di soddisfazioni. Abbiamo approfittato degli agi della terraferma per attività di healthcare, con utensili arrangiati. Cosa succederà domani? Bene, 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 anche quest'anno siamo partiti, vi facciamo vedere dove siamo. Non siamo a Lignano, ma siamo a Marina Castela, Palato. Abbiamo appena disormeggiato. Mio papà ha portato giù la barca a Spalato da Lignano in una settimana. Noi siamo venuti giù in macchina, abbiamo recuperato la barca e gli abbiamo lasciato la macchina con cui è tornato a casa. Dato che quest'estate cominciamo già in barca, iniziamo col botto. Bene, abbiamo navigato un sacco perché siamo arrivati fino all'isola di Corciola da Spalato e oggi andiamo al paesino di Corciola. Ci aggiorniamo strada facendo. Ciao! Dopo una tranquilla navigazione arriviamo sul lato ovest dell'isola di Corciola. C'è da dire che in questo posto, con questo tempo, con questo clima e con questo paesaggio non viene proprio tanta voglia di studiare. Andrea sta facendo quella cosa che gli viene meglio, aggiustare cose. Trascorriamo così la serata in tranquillità. Andrea con i suoi lavoretti e io con i miei studi. Buongiorno amici, oggi sono, non so che giorno sia, sono le 8 del mattino, un orario decente, normale, c'è una cosa fino alle 5. Siamo rimasti qua, su questi giacigli, a controllare che l'ancora non arrasse, che non andassimo contro quella barca e quella barca. Abbiamo un'aria un po' stanca e adesso per svegliarci faremo un bagno. Alle 8, stufi di questo ballare da risacca, abbiamo levato l'ancora e siamo partiti sperando di arrivare a Hvar. Arriviamo a mezzogiorno a Hvar dopo un mare mosso e un bel vento contro di noi. E Hvar è piena, allora andiamo in un'altra baia di San Clement, piena. Allora ci siamo rimessi in marcia la volta di Nechujam come l'anno scorso. E adesso stiamo per arrivare nel Chujam un po' stanchi, sono le 3:30, ci vediamo dopo, vi facciamo vedere questo intanto. Arriviamo e prepariamo il pranzo. Il menù oggi propone pasta all'italiana. Dopo un assaggio di Liguria ci prendiamo il pomeriggio libero.
Buongiorno, oggi è mercoledì 4. Ci siamo svegliati nella baia di Nechujam. Abbiamo fatto il bagno. Abbiamo fatto prima cosa il bagno, anzi come prima cosa abbiamo salutato quei maiali. Ciao ragazzi, siamo in diretta su YouTube, stiamo montando insieme il nuovo episodio e dato che non abbiamo riprese inerenti a quel giorno lì, vi raccontiamo chi sono i maiali spioni. Barca che si era ormeggiata all'ancora, non proprio vicina, e passava la sua giornata a guardare col binocolo le barche vicine. Tutte, sì. Cioè a prescindere, l'interesse era proprio farsi gli affari degli altri. Quindi c'era questa signora, si prendeva il binocolo e guardava. Possiamo tornare al video. Spioni che se ne andavano, poi abbiamo fatto il bagno e adesso prepariamo la colazione. Dovete sapere che quando siamo a casa, nella vita insomma quella invernale, noi facciamo una vita normale, cioè a colazione noi mangiamo cose sane, cioè pane, marmellata, frutta, ogni tanto colazione salata. E poi quando veniamo qui non so cosa succeda, ma arrivano le gocciole, arrivano i Kinder Pinguin, arriva la Nutella e io proprio non so spiegarmelo, perché noi normalmente non mangiamo tutte queste cose, ma qui... Buongiorno a tutti, dopo il pranzo, una breve pausa, adesso si fanno le cose che si devono fare, nel mio caso è il bucato, seguitemi. Andrea ha acceso il motore per far caricare un po' le batterie, soprattutto per scaldare l'acqua del boiler. Quindi, nell'attesa di poter fare la doccia, vado a fare un giro a nuoto. Ciao! Eccomi partiti in questa avventura! Oddio, sono ancora qua! Laggiù vedo una barca che potrebbe tirarmi sotto, quindi facciamo vedere la nostra presenza nel mondo. Scafo in procinto di partire, ogni volta ho paura che non mi vedano. Se non mi vedono è un disastro, perché muoio. La barca mi ha superata, sono viva, anzi alla fine si è liberata, piena di signori gentili. Sono arrivata sulla terraferma, adesso farò due passi in cerca di una spiaggia che abbiamo visto su Google. Per vedere se insomma esiste davvero. Non volevo dirvelo, ma c'è un puzzo spaventoso. L'avventura si può dire conclusa e nulla, si torna. Mentre abbiamo attaccato un po' di motore per ricaricare le batterie, una Camilla torna dalla sua nuotata. Questa sera il programma prevede cena e film. Anzi, per questa sera ripercorriamo Dante spiegato da Benigni. Buongiorno, allora ci siamo svegliati alle 7. Siamo in questa baia dove è aperta da lì, il vento arrivava da là, quindi eravamo completamente ridossati, è girato completamente, sta arrivando il temporale, quindi l'idea adesso è di tirare su l'ancora in fretta e furia, portarci dall'altra parte, quindi andare sotto costa di là in modo tale da avere il ridosso laggiù. Come va? Bene. Fa fatica? Questo potrebbe essere il nostro posto, adesso stiamo girando intorno per studiarlo, fare amicizia, molto più indossato. Faccio un giro, così lo prendiamo sopravvento. Bene, ormeggiato, vento di nuovo il motore,
ancora ben fissa, abbiamo messo un bel po' di retro per farla prendere. Aspettiamo che arrivi. Per fortuna ci siamo spostati qui, perché quella che sembrava una bellissima giornata di sole si sta trasformando in quello che era previsto. Vi facciamo vedere come abbiamo attrezzato la barca. Abbiamo messo i cuscini lì. Ah, sta iniziando ora a piovere, che bello! In diretta, signore e signori, assistiamo all'inizio della fine. Ci lava un po' il tendalino. Ah, ecco, finito. Finito! Bene, ragazzi, possiamo tornare dove eravamo prima. Few moments later. Sarà finito? Non sarà finito? Noi nel frattempo mangiamo un po' di uva. Molto buona. Questa è la situazione di qui. Il sole e il cielo è azzurro. Laggiù non è il massimo. Questa è la sicura che ho messo perché non si rompesse il materassino con la cima. Ha tenuto? Ma cosa ha tenuto? Ma cosa ha tenuto? C'è da dire che purtroppo nei video non si sente, ma c'è un profumo di quei profumi di quando appena ha piovuto e non è umido, cioè estivo. È un buon profumo. Mi ricordo il profumo di quando ero piccolina e facevo le vacanze in Sardegna. È alto? No, non lo è. Bene, dopo questa esperienza mozzafiato, prepariamo da mangiare. Quanta fame abbiamo appena io la mangio da solo. Il sugo è fatto con tanto amore. Da chi? Come si chiama lei? Ebbene ragazzi, ci tocca, è arrivato il momento, prima o poi doveva succedere, iniziamo a fare le pulizie di tutta la barca. Dunque, sono le 21:50 del 5 agosto. Che giorno è oggi? Il giorno? Ma perché non basta? Non lo sai davvero? Non lo so davvero, so che è il 5, giovedì. Sono le 10 di sera di giovedì 5 agosto e noi abbiamo finito per oggi i lavori, quindi adesso ceniamo con un bellissimo e un buonissimo, sai che buon? E poi crolleremo a dormire fino a domattina, dove ci aspetterà un'altra bella giornata intensa. Quindi buonanotte e domani. Ciao amici, sono sul gommone, il mio zainetto, ho la mia radiolina tattica, perché sto andando a prendere delle pizze, dato che oggi abbiamo vissuto uno sfortunato episodio che non abbiamo ripreso perché non c'è stato tempo di arraffare una telecamera. Andrea rimarrà a bordo, lo salutiamo. In due parole, cosa è successo oggi? Mentre pulivamo abbiamo sentito un rumore come se arasse la catena, siamo usciti e avevamo un catamarano letteralmente a prua
che toccava la nostra prua. La skipper, che era una ragazza abbastanza minuta, ha fatto un po' arrabbiare Andrea perché è rimasta lì ferma, non faceva niente. C'eravamo io e lui che buttavamo parabordi e cercavamo un modo e lei non faceva niente. Abbiamo scoperto che quella barca chiaramente non era sua, ma era noleggiata, quindi ecco, diciamo che è un po' diverso l'interesse. Dal momento che Giulia è di proprietà e che Andrea è molto, molto preciso sulla cura di ogni cosa, insomma, l'ha fatto andare in bestia. Adesso accendo il motore, c'è la ripresa e poi ci vediamo in pizzeria. Ciao! Ok, sono arrivata. Buona Margherita per me, grazie. Sono arrivata a terra. Sì, ti ricevo, capito, ciao. Perfetto, ciao. Allora, il fatto è questo, che dopo un paio di tentativi torno a bordo. L'unica pizzeria aperta, infatti, ci avrebbe accolti dopo più di un'ora. Comunque, eravamo così affamati che alla fine siamo tornati lì e dopo un'attesa infinita abbiamo cenato di gusto. Bene, quindi siamo arrivati al ristorante. È arrivata la pizza dopo un'ora di attesa. Voilà. Quanta fame hai e quanto nervoso c'era. E adesso sta meglio nervoso, sta passando. Evviva. Mangio, ciao, non ce la faccio più. Ed è sabato 7 agosto. Nel silenzio della mattina leviamo l'ancora e ci dirigiamo verso Castela. Lì recupereremo l'equipaggio e insieme andremo alla scoperta delle isole incoronate.